Benvenuti a questo nuovo video di... Scusatemi se non sono riuscito a pubblicare tanto, però sono stato in periodo d'esami e in più avevo tantissime cose da studiare, quindi mi dispiace, però da oggi e per il periodo di Natale specialmente cercherò di fare più video, ah, specialmente perché ho un pochino più di tempo libero, avrò comunque gli esami anche a gennaio, però diciamo che me la posso prendere un pochino più comoda. Quindi, oggi vi volevo portare un nuovo video gameplay di Helm Crossing Happy Home Designer, gioco che mi manca molto a giocare perché come sapete io gioco solo quando lo guardate anche voi, e quindi mi manca un po' giocarlo, quindi direi proprio di entrare. Come avete visto, io ho già il mio bel sfondo natalizio a tema Animal Crossing, quindi um, sono proprio in tema. Diciamo ecco. eccoci qua, facciamo continua. Eccoci qua. Oh, buongiorno, collega. Ti auguro una giornata felice e molto, molto produttiva. Perfetto. Quindi, prima di tutto, andiamo a controllare se abbiamo qualche lezione da fare. Mi pare di no, però vabbè, controlliamo lo stesso. Ah, studio. Ah, allora, benvenuti al corso delle belle case. Scegli una lezione. Allora, queste qua le ho già fatte tutte. No, basta, le ho già fatte tutte. Ok. Dopodiché andiamo qua al computer per vedere un po' se ci sono dei nuovi voti per le mie creazioni. Ok. Ok. Allora quindi devo andare sulle mie valutazioni. Sono trovato nessuna delle tue creazioni. Ah, probabilmente sono state eliminate perché Uh, dopo un po', che uno magari non gioca, non aggiorna e così via, le creazioni vengono eliminate. Purtroppo, uh, e quindi magari mi sa che uh, le mie sono state eliminate. Un po' un peccato perché comunque mi piacevano tanto. però vabbè, diciamo che comunque oggi ne creeremo un po', da, per, ne creeremo una per uh, rimpiazzarla. Uh, dunque, vediamo. Andiamo poi a vedere chi c'è fuori, per, giusto per dare un'occhiata agli abitanti che ci sono. Ah, al massimo, se non c'è nessuno che ci piace, ne, ne troviamo uno noi con uh, le carte amiibo o gli amiibo proprio fisici. Vediamo, qua non c'è nessuno. Dov'è che sono tutti? Ah, eccoli qua. Allora, Questi qua sono tutti i miei abitanti. Uh, allora, ok, questo no. Un coccodrillo uh, nella giungla. Una bella la discoteca. Uh, vediamo. Non lo so. Mi sa che io stavolta opterò per uh, delle carte amiibo, Mi sa quindi uh, rientriamo un attimino in negozio e poi io farò un attimino di pausa mentre vado a prendere uh, le mie carte amiibo e ne selezionerò una. Eccomi qua di nuovo, ho selezionato la carta per, um, da usare per costruire la sua casa e siccome è da un po' che non gioco uh, con Animal Crossing Happy Home Designer, devo dire che uh, volevo scegliere una carta un po' speciale, quindi ho deciso di fare la casa di Fuffi. Um, quindi vediamo, andiamo sul telefono Amiibo mi pare di non averla fatta Fuffi. Ops, usiamo lo stilo. Sì no, infatti ho fatto solamente queste qua KK, Tortimer e Bigodina Quindi uh, ne, ho, uh, ne ho da fare Quindi, perfetto, e chiudi E andiamo sul telefono Amiibo Grazie per aver scelto il telefono Amiibo Cosa desideri fare? Effetto una chiamata Posiziona la carta Amiibo di Animal Crossing A che vuoi chiamare sull'area NFC Quindi io adesso prendo la mia carta di Fuffi E la posiziono qua, perfetto Eccola qua la nostra Fuffi. Fuffi, casa ideale. Vuole parlarne direttamente con te, perfetto. Vuoi parlare con Fuffi? Sì. Pronto? Sono Fuffi. In che cosa posso esserti utile? Um, un appuntamento con una casa? Mi dispiace, ma non mi sembra possibile uscire a prendere un caffè con un immobile. Sarebbe meglio se mi richiamassi in ufficio in un orario di lavoro. Così ti do il numero de del medico. Oh, tu lavori per la Inmonuk. Uh, questo cambia tutto. Adesso so esattamente chi sei. Il tuo tempismo è veramente perfetto perché dovevo fare dei lavori in casa. Arrivederci e a presto. Perfetto. Eccola qua. Quindi la tua telefonata è stata una coincidenza fortunata. Ho proprio bisogno di alcuni lavori in casa. In tutta onestà mi piacerebbe fare un. Uh, Fare costruire una casa nuova forse un po' egocentrico da parte mia. Non potessi aiutarmi in questo progetto? So che, so che chiedere tanto, quindi sorprendimi, possiamo fare quello che vogliamo. Perfetto, quindi ci penso io. Ecco qua sul serio, lo faresti, ma è fuffissimo, non vedo l'ora. Grazie Andrea. Perfetto, bene, Fuffi, ora cominceremo a progettare la tua nuova casa. Scegliamo pure un torreno uh, in cui pensi possa andare bene la casa. Ah. Uh, quindi io sinceramente cambierei in estate perché Fuffi è una cagnolina molto solare e uh, direi che l'estate è perfetta per lei. <music> Vediamo l'estate, sì, mi sa che selezionerò questo qua con l'estate. Sì, sì, penso proprio di sì, va bene. Ok. Perfetto, prossimo punto, la struttura della casa. Cosa avevi in mente? Quindi vediamo. Sicuramente ne sceglierò una a due stanze. Um, vediamo, perché pensavo di farle tipo uh, uno studio e la camera da letto, tipo no? Perché insomma lei essendo l'assistente del sindaco... Uh, vediamo, vediamo. Sceglierò questa. Sì. Perché questa qua non lo so, non mi convincono a fare una stanza sola. Sono più grandi, questo è sicuro, però uh, mi sa che preferisco farne una o due stanze. Perfetto, benissimo, useremo questo piano come base per l'allenamento della tua casa. Uh, ok, Andrea, accompagna Fuffi al terreno che hai scelto. Fantastico, quindi andiamo adesso sul terreno che hai scelto. Ah, a proposito, un piccolo aggiornamento sull'album di Animal Crossing Amiibo Cards, la serie 1, l'ho praticamente finito perché ho fatto un sacco di scambi. Me ne mancano ancora uh, alcune. Come ad esempio. Diamo un'occhiata, diamo un'occhiata. Mi manca ad esempio Marilyn, uh, la gatta, oppure mi manca uh, Lallo, e poi me ne dovrebbero mancare tre. Uno. Ah sì, anche a me, a Amelia, sì giusto. Uh, e poi dovrei finire la collezione. Io non vedo veramente l'ora, però uh, ormai è abbastanza difficile trovare qualcuno con le carte uh, giuste. Ho venduto praticamente tutte le mie doppie, quindi uh, vediamo se avrò fortuna in futuro e finire almeno la prima serie. Va bene, non riesco a crederci, è qui che andrò ad abitare. È fuffissimo, mi sento quasi svenire. <ride> Perfetto, quindi direi già di cambiare tutto. Uh, dunque quindi guardiamo più lontano direi di iniziare con la casa allora adesso scegliamo un bel recinto uh, vediamo questo mi piace anche così no così è bellissimo no ho sbagliato se no siccome è immersa nella natura magari un, un, un del, del, delle siepi potrebbero andare bene no qua non c'è nulla uh. si sì, io dai io farei queste siepi chiare perfetto quindi adesso io la casa la sposto qua in fondo bene quindi iniziamo un po' a, ad, addobba, ad arredare un po' all'esterno quindi Ah, uh, fiori, mica fiori, li facciamo dopo. Adesso iniziamo un po' con della frutta. Uh, pensiamo. Non mi ricordo qual è il suo frutto preferito. Uh, però, vabbè, io andrei con la mela, sinceramente. Ah, no, anche la ciliegia le piace. Uh, mettiamo anche un albero di ciliegie, eccolo qua. Ok, oppure. Ok, vabbè, va, per ora iniziamo così. Poi uh, vediamo. No, cespugli non penso di metterne uh, neanche mini palme, mini alberelli, nulla. Vediamo perché pensavo di mettere un'area picnic qua. Quindi, con i fiori io aspetterei, vediamo prima di mettere uh, qualcosa di carino quindi. Dicevo che pensavo a un'area picnic, adesso mi devo ricordare, perché è da un sacco di tempo che non ci gioco, mi devo ricordare dov uh, dove sono le cose. Qua non sono di sicuro. No, saranno qua allora. Ci sono tutti i fiori. Ok. qua c'è la frutta ho paura che non c'è il uh, uh, il um, uh, lì tipo la tovaglia da picnic dai vediamo diamo un ah ecco ecco ecco, ecco. Uh, allora qua, qua cos'è questo Sco scooter bellissimo ci, ci sta benissimo lo scooter mi sa che lo parcheggerò qua. È quello che c'è nel DLC di Animal Crossing. Uh, per, Mario Kart, uh, per Mario Kart 8 sul, sulla Wii U ed è bellissimo. Lo adoro. Uh, vi, ah, diamo un'occhiata alle cose che ci ha portato lei. Quindi ci ha portato lo scooter. Queste qua. Ah, Che, poca, che poche cose. Vabbè. Quindi lo scooter l'abbiamo messo le altre due cose le metteremo dentro casa. Dopodiché... Uh, vediamo se c'è sto uh, no, non c'è il picnic. Però le metto quindi questo le faccio un'area uh, relax all'esterno. Adesso devo trovare due sedie carine. Quindi andiamo qua a meno che era qua da qualche parte, però dubito no, magari li metto la jacuzzi fuori, <ride> ci starebbe bene. Allora, vediamo un po' delle sedie carine per un picnic all'esterno. Queste. Duplichiamo. Ecco fatto, così mi piace un sacco. Vediamo se si può cambiare il colore. Bianco, verde, rosso, blu, nero. No, a nulla. E queste bianco, solita roba, quindi meglio lasciare stare. Così mi piace molto, poi qua ci metto una, una pianta, adesso vediamo. Uh, to, to, too, anzi, vediamo un bel un tappeto carino rotondo uh, o qualsiasi cosa che le può stare bene sotto. Vediamo. Ah sì, bianco, vediamo un po'. Ah no, beh, così è troppo small. Taglia media, beh, così è davvero piccolino. Direi di no. Vediamo qualcos'altro. Uh, no, qua non c'è nulla di bello. Questi sono la stessa cosa. Ecco, questo qua è quello della cartomante. Proviamo questo. Media eh là là, meno male. Ah, beh, però ci sta, però ci sta, è bello, mi piace. Perfetto, proviamo però a lasciare questo qua al massimo. Dopo lo elimino. Adesso andiamo a vedere un po' che modelli ho io per mettere una strada o qualcosa di simpatico. Quindi, um, oppure metto questo. Ecco, idea migliore. Questo qua lo buttiamo, facciamo una specie di proprio patio. no? Quindi mettiamo questo, metti a terra piastrella dobbiamo farne un po' dai proviamo ah no ho sbagliato perché queste qua sono è la parte sotto ho sbagliato ho sbagliato quindi queste vanno qua. Ok. E poi devo mettere le altre che sono quelle normali, che sono queste. Uh, metti a terra piastrella. Quindi mettiamole già dritte. 1, 2, 3 ok, così mi piace bello poi qua adesso vediamo se metterci qualcos'altro anche qua e pensavo qui di metterci quella con la pianta uh, che è questa piastrella qua che ci sta abbastanza bene, se no la metto qua. No. Sì, qua mi piace, perfetto. Ok, così è completo il uh, questa specie di patio, comunque mi piace un sacco, poi diamo un'altra occhiata ad altre cose da mettere uh, fuori. Quindi qua abbiamo dei secchi, uh, questo l'abbiamo messo, l'altalena è molto bella, mi piace, uh, magari la metto, con concime, sì, dai, allora proviamo con questa altalena, magari, ah no, non si può cambiare colore, peccato. Ok, qua solo, qua fuori, poi ci mettiamo un po' di fiori. Qua metterei un alberello piccolo, vediamo se ci sta uno di questi beh si sì, è singolo quindi per forza ci sta perfetto lo metto qua che sta meglio perfetto mi piace la casa come sta venendo e anche l'esterno vediamo se cliccandolo no non succede nulla probabilmente quando poi la vado a visitare ah, succederà qualcosa quindi adesso Fufi la mettiamo qua, che si rilassa, eppure io, <ride> no scherzo, io devo girare a guardare, quindi io inizierei a mettere un po' di fiorellini per addobbare, quindi uh, vediamo, ma si mettiamo un po' di tutto, li mettiamo colorati così almeno non si, non si sbaglia di sicuro. non troppi dello stesso colore sennò poi diventa un po' monotono ok mettiamo il garofano poi il tulipano ne abbiamo messi già due di questi ne abbiamo già messi già due quindi scelgo le margherite e ne posso mettere anche un altro di margherita eh, però c'è solo bianca che abbiamo Vabbò, bia la metto anche bianca poi mettiamo un altro giro bianco questo viola che ce ne sono pochi di viola questo giallo vabbè per ora lo lasciamo così uh, quindi questo lo metto qua questo lo metto qua Vediamo un po', eh, anche questo c'è. Volevo vedere più che altro che i colori non fossero uguali. Ok. Vediamo. Anzi, <ride> si può passare anche di fianco. Uh, ne andrebbe messo un altro ancora. Uh, quindi vediamo uno che non abbiamo. Ah, oh, questo qua, perfetto. Questo lo mettiamo lì, perfetto magari però ce ne sta ancora bene un altro un altro qua e un altro qua selezioniamone uno quindi seleziono questo e seleziono facciamo questo qua l'abbiamo già messo non mi ricordo no c'è quello bianco quindi mettiamo anche quello giallo ecco fatto lo mettiamo questo e qua mettiamo questo bene mi piace così qua poi ci si può sedere anche in due ci mettiamo io e Fuffi qua belli comodi ah perfetto quindi Fuffi adesso la rimetto qua però no non lì qua perfetto qua mi inizia a piacere metterei però anche una piccola stradina che fa così e magari una cosuccia anche qua sotto quindi andiamo di nuovo sui miei temi uh, e vediamo un po' se c'è qualcosa di carino da usare uh, tu, tu, tu. io userei questo direi a ah, usa terra piastrella ok la facciamo così. Ok. E un'altra qua. Perfetto. Così mi piace e poi ma, eh, perché qua non ce la faccio. Se no facciamo così. è un po complicata la cosa vediamo ok vediamo se senza questi sta meglio vabbè ci sta bene anche con possiamo allungare il patio proviamo ok si sì, dai così mi piace così almeno qua c'è la stradina con i fiorellini e la, la moto e qua posso aggiungere ancora un po di fiori anche qua quindi questo qua io direi di metterlo qua e qua si possono mettere altri due fiori altri due qua e direi che siamo a posto quindi proviamo a mettere questo lo mettiamo di qua poi il tulipano rosso che il rosso sta sempre bene questo qua, e manca un colore che è il bianco. E volendo possiamo scegliere questo. Ecco fatto, perfetto. Sì, così mi piace. Dai, è fatto bene. Ah, i fiori, ah, i fiori si rovinano oppure no? Sì, vabbè, si rovinano ma non si rompono. Al contrario di Animal Crossing New Leaf, che invece se si corrono sopra uh, si rovinano. Adesso vediamo se uh, c'è qualche altro mobiletto simpatico da mettere fuori. Uh, qualcosa di carino, magari. Non lo so, vediamo. Vabbè Qua c'è tutte le cose buffe, cose del genere, giochi. Uh, vediamo. Quale cibo? Ce n'hai di tutto. Perché mi piace, no, Cioè, vorrei mettere tipo un tavolino lì con su uh, la Macedonia, però non so. Qua ci sono tutte queste piantine qua che, però, a me non interessano. Proviamo di nuovo qua, diamo un'occhiata, qua ci sono tutte le cose con i fiori, la frutta, vediamo, vabbè, no, 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 qua non, non c'è... Allora, proviamo prima di tutto a mettere un tavolino uh, da esterno, tipo quello, sì, è per forza, non ne ho tanti singoli, perfetto, e ci metto sopra la frutta, quindi torniamo qua, andiamo su cibo ultima pagina eccola qua ecco fatto mi piace dai così qua ci si ci può mettere la frutta c'è la piantina qua ah, anzi forse la piantina però mi sa che sta meglio qua questa sì, dai sta un po', sta un po meglio dai Ah, oppure qua, ah, scusatemi, io sono un perfezionista, quindi preferisco fare le cose una volta. però fatte bene: ah. no, ok. Ah, no, ops, qua non lo posso mettere. Uh, mettiamolo qua. Sì, va bene, lì può andare bene, dai. Facciamo così, va bene. Allora direi di entrare in casa. Ah no, forse però qua sotto ci può stare bene um, queste piastrelle qua. Perché volevo farlo tipo parcheggio, no? No, eh, buonanotte, taglia small. La taglia small è enorme. Allora, rifacciamo questo. O a meno che ne metto un altro tipo. Mettiamo questo o no? No, mettiamo questo. Allora, questo... Metti a terra... La uh, piastrella, eccolo qua. Eccolo, ho già capito. Sì, così mi piace di più. L'ho spostato un pochino più in alto. Va bene, direi di entrare in casa e facciamo la parte... Um, L'interno della, della casa di Fuffi. Ok, quindi... Uh. Allora io qua pensavo di fare salotto ufficio no? Quindi di mettere tipo qua la schivania E qua una bella uh, Qua una cucina o, E qua poi una, un Soffà con la televisione Adesso poi vediamo cosa ci ha portato lei Quindi abbiamo queste cose qua E questa però io queste qua le metterò In camera No iniziamo prima di tutto Dalla struttura um, Quindi per fuffi Io sceglierò Questo mi piace un sacco. Vediamo, vediamo. Anche questo è bello per lei. No. Oh madonna, no, 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 no. Uh. No, non mi piace Direi di eh, ritornare alla scelta iniziale Che era questo qua Sì, 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 questo qua È il più carino che c'è Poi, pavimento eh, Direi di fare una cosa abbastanza semplice Userò un parquet o qualcosa Tanto poi ah, ci metterò sicuramente sopra un tappeto Sì, perfetto Porta, c'è cioè questa qua uh, Che carina che è uh, Vediamo questa qua è la porta marrone porta antica vediamo no vabbè le porte doppie direi di evitare uh, ne prefer preferivo quella porta lì però marrone sarebbe stata bene perché questa qua è troppo particolare no? questa qua è uguale questo non mi piace. Sì, dai, restiamo su questa. Poi come finestre. Ah, vediamo. Queste carine. O bianche stanno meglio, sì. Tende, vediamo, queste sono carine. Anche queste, vediamo. Um, vediamo un po'. Quindi allora stavo dicendo, secondo me, come finestra. Um, vediamo, o questo, perché tro troppo verde non mi piace. Ah, poi diventa troppo esagerato. No cosa <ride> qua come, come l'erba uh, no dai io andrei con quella gialla, mi piace di più. Perfetto. Uh, andiamo con i suoni, no, suoni Atmosfera di campagna. No No. cioè o le lascio qui vabbè per ora lasciamo questo qua poi al massimo scelgo di mettere una musica io uh, dopodiché quindi dicevamo lì le voglio fare lo studio qua la cucina e qua il salotto quindi uh, vediamo prima di tutto quindi iniziamo con uh, una scrivania un qualcosa Allora, qua scelgo subito la televisione. Perfetto, che va perfettamente a coprire il, la finestra. <ride> ah, poi scegliamo un bel tappeto. Ah, prima di tutto, vediamo questo medio. Carino, mi piace. Poi scegliamo qualcosa da appendere, come ad esempio delle, una bella lampada per lei, qualcosa di carino. Questo però poi lo modifico. Rosa, arancione, giallo, blu, rosa. Eh, di nuovo, vabbè. Proviamo con arancione, anche se l'arancione non è il colore migliore, però vabbè. Uh, dopodiché, di nuovo tra le cose da appendere qua mi pare che non c'è nient'altro che possiamo appendere uh, vediamo allora io direi di appendere un bel orologio prima di tutto perché a lei piacciono gli orologi quindi direi di appenderle uno semplice questo qua direi che può andare oppure quello di legno è più carino questo qua rustico. O questo. Questo. Sì. Proprio qua sopra. <ride> Poi dicevamo ci vuole un divano carino. Giusto per la nostra Fuffi, uh, vediamo. Questo mi piace. Vediamo a modificarlo. Beige, bianco. Eh. Se no vediamone altri. No. Vediamo questo che colori ha. Avorio, verde muschio, grigio, marrone. Proviamo verde muschio. Mi piace questo. Un po' moderno. Ok, sì, così mi piace dai, così si mette lì, si guarda la tv e questo qua invece lo elimino, questo qua mi piace di più, si abbina un po' con i colori della casa. Lasciamo la tv accesa, per ora, poi vediamo. Allora, mettiamo un po' di piante, qualcosa, un po' di decorazioni, adesso vediamo un po' cosa c'è di carino. Vediamo in che colori può essere modificato. Verde, verde chiaro, verde scuro, verde erba, smeraldo, verde chiaro e si può fare verde, arancione, viola, annulla. Proviamone un altro. Proviamo questo. bello bianco no la tv si può modificare ok così abbiamo un'idea migliore te Fuffi puoi star seduta qua e ti guardi la televisione di qua invece vediamo cos'altro uh, si può mettere di simpatico una libreria come piace a te Ecco fatto, bellissima, mi piace, mi piace, mi piace Sì, perfetto Ma è un po' grossa, eh? però mi sa che altre librerie carine come quella non ce ne sono uh, Infatti, mi sa che è così Poi abbiamo questi, queste vetrinette qua, che però non fanno al caso mio Questo scaffale verde No Poi, ecco Uh, usiamo un grammofono. Vediamo un po' che canzoni ci sono. Bella. Mi piace. Adesso. Uh, vediamo qualcos'altro da appendere, magari c'è qualcos'altro di carino. Uh, no quadri direi di no vestiti no torniamo qua un condizionatore mettiamo un condizionatore dai perché altro da appendere non saprei l'ha ma questo qua è di surf judo Vabbè, tanto non si legge però dice la televisione condizionatore dai vada per il condizionatore e lo metto di qua Così arriva direttamente Su di lei quando <ride> quando, quando lavora Ok qua dicevamo di mettere la cucina Oppure no si sì, di qua sta meglio Dunque 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 ah, Dov'è che si può trovare la cucina Allora qua c'è quella rosa ma oh, Porca c'è la miseria Non abbiamo quella bella in acciaio Ah che rottura allora mettiamo qua abbiamo il cucinino qua di frigorifero qua. porca caccia la misera ero sicuro di averla uh però anche il caminetto è bello mi sa che metterò lì la televisione con, sul, con sopra E con sotto il caminetto proviamo qua il televisore con la muro questo ok si sì, mi piace di più questo qua lo eliminiamo ah, questo cos'è che è ah si sì, l'orologio lo metto qua e vabbò la libreria è quella lo lasciamo lì Paran, 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 paran. Sediamoci qua. Stiamo fuffi. <ride> allora, scelgo è una bella pianta da mettere lì. Ah, quindi bisogna andare qua, esatto. Allora, questa c'è bella. Vediamo. Ma no, torniamo alla prima pagina. Proviamo questa bella. E qua volendo ci possiamo mettere un'altra poltroncina fatta allo stesso modo di quella. Quindi... Bisogna trovarla però. Qualcosa che ci stia bene. Questa e poi la facciamo bianca. Ah no non ho sbagliato vediamo se si abbina no porca c'è la miseria non ha gli stessi colori proviamo un altro È troppo bella sta canzoncina, sta musichetta, scusate. Ah, che peccato che non c'è una seggiolina. Cioè, ci sarebbe questa, però è una sedia vera e propria. Se no, no, proviamo con questa e vediamo se c'è un colore adatto. Turale, beige. Ah no, cambia solo il legno, uffa. No, ho sbagliato questo. Ultima chance. Oh, perfetto. Questo c'è. Fantastico. Non è bellissimo, però ci può stare. Dopodiché, pensavo di mettere qua un tavolino piccolino. Con su qualcosa. Boh, non lo so. Adesso vediamo. Vediamo se c'è qualcosa di carino. No, queste cose qua no Andiamo sui tavolini Questo No, però questo qua è brutto Proviamo con l'antico Qua Allora, marrone, prugna, cioccolato Lasciamo marrone, beige chiaro, lavanda, giallo tenue No, lo allora, lasciamo così e troviamoci qualcosa di simpatico da metterci sopra. Mappa mondo, fantastico, l'ho già trovato. Perfetto, quindi qua abbiamo fatto salotto. Allora qua mi sa che metterò ah, l'ufficetto, quindi bisogna trovare una schivania simpatica. Uh, do, vediamo. Speriamo di trovare qualcosa. Ah, uffa. Clicco sempre nel punto sbagliato. Proviamo le cose per la cucina e i bagni. Le schivanie non so dove sono, a dire il vero. Perché c'è lo scrittoio, però non è esattamente una schivania. Ok, c'è questa, c'è questa. Un bancone di legno oh porca c'è la miseria uh, cattedra da prof proviamo questa ah non si può modificare uffa non si può modificare un po' un peccato uh, ah un'altra No. Allora mettiamole il bancone, quello uh, verde. Questo. Ah, però è un vero e proprio bancone questo. Uffa. Questo mi piace, dai. Abbiamo una sedia simpatica. Simpatica e carina. Uh, questa qua è carina. Se no, questa, questa. Questa. Ah, vediamo un po': marrone naturale, marrone scuro, bianco, nero grigio, marrone, blu, verde. Un po' scuro, però vabbè. Ok. Ok, sì, mi piace, sta bene. Ok, quindi qua poi possiamo mettere due uh, due aggettini giusto per adornare. Uh, vediamo magari una bella lampada questa. Ok, eccolo qua. Ah, mi piace oppure qua, sì, qua sta meglio. Sì, così sta bene. Ah no, perché la scrivania la volevo mettere qua che rimba metto qua con qua la lampada. Se no mettiamo il bancone qua e la scrivania qua. Sì, così mi piace di più, così sta meglio. Anche se va a coprire un pochino la finestra, però vabbè, potrei anche chiuderla questa, sinceramente. Arrivo, eh. Sì, così sta bene. Ah, ci si passa naturalmente perfetto ah, e qua dicevamo di fare la cucina quindi andiamo qua erano qua no mi sa di no no infatti dovevo andare qua negozio vediamo se c'è un bancone carino mi sa che non lo troverò però ci provo Come mai non c'è? Qua c'è solo cibo, non ci sono le strutture. Qua. Sempre roba con la frutta di Super Mario e così via. Quadri no. Allora ritorniamo qua. Andiamo qua. Allora abbiamo qua il frigorifero. Poi abbiamo questo. Che fa perfettamente d'angolo qua. Ah cavolo, no. ah no, sì, vabbè, l'angolo cottura lo si può mettere anche lì. Ah, questo. Sì dai ci può stare, non è il massimo però ci può stare, era meglio, c'era più spazio lì però se no qua non ci sarebbe stato abbastanza spazio. Qua possiamo mettere una cosa, quindi diamo un'occhiata cosa c'è di carino che si può mettere di cibo ovviamente. Anche lì si possono, anche qua si possono mettere due cose, quindi adesso do un'occhiata. se solamente frutta vediamo caffettiera la teiera rosso bianco nero blu oh, rosso va bene Va bene, direi che ci può stare anche qua. No, beh, però quello lì è il lavandino. Va bene, le lasciamo lì il suo bel tè. Uh, mi sa che non c'è nient'altro che da appendere di carino qua, perché sennò poi diventa troppo, no? Vediamo. No, quello lì no, non lo appendo, non mi, non mi, non mi ispira, diciamo. Quadri, direi di no. Vestiti, no. Qua. Parararà, allora, questo lo sposto qua. E questo modifichiamolo Userei questo. Ok, così c'è il lampadario per la cucina e c'è il lampadario per il salotto che, però, copre un po'. Mm, effettivamente si sì, copre un po'. Vabbè, togliamo questo e mettiamo direttamente questo qua al centro. Oh, qua qua è basta, sì, direi che va bene perché poi, uh, ah no, qua c'è la lampada. Cosa qua è accesa? No, ah sì, era accesa. Perfetto. Ah, urca, ci sono ancora quegli spazi di Che rimbambito Allora diamo un'occhiata. No, qua c'è tutta la roba per i negozi. Una piantina da mettere qua. Magari una piccola, una rosa. Questi fiorellini qua sono carini. Sì. Ok, mi piace. Ah, e dopodiché rimangono due cose da mettere qua. Basse, però, non, non alte. Allora, potrei mettere servizi da te. E... Dei libri, non so neanche se li ho dei libri. Vediamo, qua. Vabbò, di nuovo, tutta frutta. Andiamo avanti. Vediamo. No, e neanche qua nella zona giocattoli c'è nulla di interessante. Ah no, forse è qua però libri no qua tutte cose uh, esotiche diciamo uffa incenso con il profumo ecco 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 allora metto questo Perfetto, ci sta benissimo, mi piace un sacco che quindi sta a mostrare il libro che sta leggendo in questo momento. Perfetto, direi che mi piace davvero un sacco questa stanza qua, quindi direi di proseguire alla stanza da letto e poi abbiamo terminato essenzialmente. La musichetta mi piace, molto carina. Ok, allora, quindi iniziamo subito qua così... Uh Usiamo, usiamo, usiamo. Vediamo, no? Vediamo troppo particolari. Cercavo qualcosa di più semplice. Se anche questo è carino, però sono, sono troppi questi qua. Po <ride> uh, poi scegliamo un pavimento simpatico. Questo sta bene, sì. Sì, direi che è il più adatto, che qua sono troppo strani. Porta, riscelgo questa. Finestre, riscelgo queste qua bianche. Uh, questi qua, riscelgo questi qua gialli, che sono simpatici. E suoni nulla, perché è una camera da letto. Ok, qua ci metterò il letto, infatti, ho chiuso la finestra. Quindi, ah no, era giusto qua. E metto: oh, sono deciso tra un bel letto matrimoniale o qualcos'altro. Adesso vediamo. Come non c'è più spazio: bianco, beige giù scuro. Ok. E di lì metto due comodini, che avevo visto quelli verdi questi qua. O questi. Oppure ma ne metto uno di questi. Perché qua altra roba... Ah, ci sono anche questi volendo. Vediamo questo di che colore può diventare. Standard, semplice, arombi no. Bocciato. Andiamo di qua e scegliamo quello verde e gli cambiamo colore. Verde chiaro. Ok, verde chiaro. dico a questo e poi una bella toletta e io sceglierò direi questa non c'è modo di cambiare no? blu, rosa, rosso oh uh, c'è anche verde vai adesso devo mettere per forza una bella lampada lì una lampada da letto, anzi no una lampada, la, la metto al soffitto. Uh, vediamo, una lampada simpatica. Perché in cucina abbiamo messo questa, quindi qua io mettere questa. Ok, nel mezzo della stanza, così sta bene. Uh, Vediamo. Qua le metto. Vabbè, condizionatore non serve, televisione non serve, diplomi no, orologio sì, e le metto sempre. Quale che le ho messo? Questo. Però stavolta ne metto un altro più carino, e le metto questo. E lo faccio diventare verde Ah no Non funziona con questo <ride> Ok, glielo metto qua Lì dicevo di mettere tipo I libri che avevo trovato prima Adesso diamo un'occhiata Qua no, quando c'è nulla Di quadri Io non penso di metterle nulla Perché poi diventa troppo pesante Le statue pure pesci, tutte, ah, le, la sua foto ecco, 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 che scemo ecco fatto così sta benissimo di qua pensavo di metterle un comò e poi due, due piante a lato, poi vediamo no, qua questo no, sono qua allora Esatto, un comò e poi un armadio, un qualcosa, vediamo. Lo facciamo di nuovo bianco. Perfetto. Poi un armadio, stavo dicendo. come sta no non mi piace no. via proprio proviamo con questo o questo quantico non lo so questo che poi diventa chiaro come il mobile Perfetto, mi piace. E qua le mettiamo una bella pianta, uh, diversa da quella che abbiamo messo di là. Vediamo un po'. Di là le abbiamo messo questa, di qua le mettiamo questa che è più bassa. Ok, perfetto, mi piace. E qua le mettiamo tipo la catasta di libri. Ah, uh, e poi un'altra cosa. Vediamo. Qua c'è il cibo, qua ci sono le cose da negozio. No, qua nulla. Oh no, forse c'è qua la sua foto. L'ho già messa. Porta gioie, uh, profumi, specchio. Qua c'è di tutto e di più. Il libro l'ho già messo di là. Le posso mettere questo. Ok, e un'altra cosa dicevo, quindi uh, vediamo un po' la pila di regali, cliceto <ride> uh, vediamo, no la pila di rifiuti, uffa, vediamo la musica, sì dai mettiamole la musica su, non questa, sbagliato, la ninna nanna penso che le metterò, sì. Poi, qua pensavo che ci sta bene anche un tappeto, ups no, un tappeto. Ah, si. Sì, poi le devo appendere le magliette. La maglietta, ho sbagliato. Uh, questa. Che bello un kimono. Perfetto. Uh, dicevo del tappeto. No, è questo. Sbaglio sempre. Perché penso che il tappeto no, è un mobile. Invece no. Uh, qual è che ho messo? Questo. Smolla. Meno male che smolla. <ride> Penso se fosse grande. No, oh, vabbè, boh, dai, mettiamolo così. Centrato. Uh, basta, quindi il kimono l'ho messo, la luce c'è. Uh, Cos'altro? Questo qua lo cambio. La toletta, ne metto un'altra. Che è l'unica cosa che stona un po'. Vediamo se questo si riesce a fargli cambiare colore: marrone, ocra, nero, bianco. Bianco. Mi piace bianco. Questo: no, nulla. Vediamo se c'è un altro letto più carino. Perché tutti i mobili sono o bianchi o verdi. Invece questo qua è l'unico marrone. Quindi magari c'è un letto matrimoniale che sta meglio. C'è questo qua di vimini. Ma ah boh. Eliminiamo questo prima di tutto. E poi invece le metto. Proviamo prima con questo. Marrone, nero, marrone, grigio, rosso e nero. No, neanche questo qua mi piace Giuro che dopo aver scelto il letto Controllo le ultime cose e abbiamo finito, eh Qua c'è il letto griffa Qua c'è il letto chic Porca caccia la miseria Vabbè, proviamo col letto chic Cavolo, vorrei averlo io sto lettone Giallo chic, blu chic, rosa chic, rosso chic No, lo lasciamo così Va bene, direi che alla fine sta bene sta tutto bene, uh, dicevo, controlliamo le sue ultime cosucce. Questo l'abbiamo messo così, sì, questo sì, e questo qua non c'è spazio. Quindi, no, non posso metterglielo. Basta poi lei di richieste non ha fatto nulla. Qua la luce la lasciamo accesa. Direi che è giusto. Uh, e basta. Quindi torniamo nella stanza di là. Beh, è troppo bella sta porta. Mi piace un sacco specialmente perché ce l'abbiamo uguale in tutte e due le stanze mi piace ecco qua adesso la spostiamo un pochino più qua in mezzo qua e le parlo ecco fatto aspettate che ingrandisco prima sullo schermo ecco qua wow è già finito io ebbene sì Sembra furtissima, penso che controllerò dappertutto per vedere da vicino il tuo ottimo lavoro. Ecco fatto e anche questa creazione è terminata Perfetto La mia casa è fuffissima adesso Sapevo che ce l'avresti fatta Mille grazie per il tuo aiuto Ecco fatto è disponibile una nuova emozione Allegria E vai Allora uh, Congratulazioni Vuoi pubblicare la casa di Fuffi? Sì Perfetto uh, Casa di Fuffi Com'è che, che tema lo chiamiamo? Lo chiamiamo uh, Oh, mamma mia, eh, casa di campagna oppure rifugio dalla città. Si, sì, mi piace di più. Ah, urca, e eh, non me lo fa nominare così. Allora lo chiamo. Um, Paradiso verde. Ok. Uh, modello personalizzato, mostra solo. Ok, uh, stai per collegarti a internet? Sì, così almeno poi vi faccio vedere anche il codice per andare a visitare la mia casa finché, finché rimarrà online. Perché, come abbiamo visto, alcune case dopo un po' scompaiono. Sarà anche perché io non sono entrato da tanto nel gioco, però vabbè, um, sarà sicuramente anche per quello. Adesso vi do un attimino il codice. Si sta collegando, ecco qua. La casa di Fufi è stata pubblicata sul network delle belle case. Il codice è 0109 5729 272. Adesso vi do anche il QR code così è più veloce, ve lo potete andare a visitare subito. Eccolo qua il QR code, è questo qua in basso, quindi così ve lo potete, uh, ve lo potete guardare per bene e uh, andarvelo a, a visitare. Perfetto, ok, quindi ritorniamo in ufficio. Uh, non, non abbiamo nient'altro da fare oltre che andare a dormire <ride> dopo una giornata stancante Andrea bentornato grazie per essere rimasto al lavoro così a lungo l'agenzia è già chiusa quindi scrivi il tuo resoconto giornaliero e vai pure a casa per un po' di riposo buona serata e a domani perfetto quindi direi che anche la giornata di oggi è stata fantastica mi è piaciuto un sacco uh, ritornare a giocare a Animal Crossing Happy Home Designer anche dopo... Uh, Tanto tempo che uh, non ci gioco, però uh, l'ho fatto particolarmente perché uh, mi piaceva mettere. Uh, uh, un video sul canale in questo periodo che ormai non, non ho pubblicato un video per un sacco di tempo quindi uh, preferivo farne uno così bello che, mi, che anche mi che in cui anche mi diverto uh, perfetto e quindi vi saluto, uh, vi ringrazio di aver regolato questa puntata di Nintendo calito mi raccomando lasciate anche un bel mi piace con il mio bel pollicione uh, mi raccomando iscrivetevi al canale Nintendo Rincalito, lasciate anche un bel mi piace, oh, ho colpito 3DS lasciate anche un bel mi piace alla pagina facebook nintendo rincaldito uh, lasciate giù um, dei bei commenti io vi risponderò sicuramente su consigli domande opinioni tutto quello che volete e mi raccomando iscrivetevi al canale nintendo rincaldito per altri fantastici contenuti ciao